Leica ha presentato una nutrita serie di novità a questa fotochina. Abbiamo con noi Stéphane Daniel che ci farà una panoramica su tutte le novità e non sono poche. Allora, Monsieur Daniel. Signor Daniel, da dove cominciamo? Cominciamo dalla più grande o dalla più piccola? Iniziamo dalla più grande, dalla Leica S, che rispetto al modello precedente presenta più di 80 miglioramenti. C'è una nuova elettronica per una sensibilità molto più elevata, un dispositivo GPS per registrare le coordinate, un nuovo monitor da 920.000 pixel, una nuova visualizzazione nel visore, un menu rifatto e una visualizzazione delle foto più facile e tanto altro. E dopo nel programma Leica abbiamo la Star, la Leica M. On a supprimé les chiffres, donc c'est pas M10. Abbiamo tolto i numeri dopo la M, quindi questa non è più la M10, ma è semplicemente la Leica M. Perché non avete continuato nella numerazione? Non abbiamo continuato nella numerazione perché oggi la vita di un prodotto fotografico è più corta, quindi avremmo avuto dei numeri a un certo momento troppo lunghi. E volevamo anche dare ai nostri clienti una maggiore sicurezza, che è la sicurezza derivante dal fatto che la macchina che comprano, per esempio oggi, non è vecchia, o diciamo non è così vecchia come quella presentata alcuni mesi prima. Pas seulement le numéro, il n'y aura pas de numéro, mais des petites quindi non c'è più il numero, ma ci saranno delle piccole sigle di identificazione. Sì, certo, questo non c'è nella comunicazione ufficiale, ma sulla sinistra, in basso, sul retro, ci saranno alcune sigle, numeri identificativi. M come maillon fort, M like milestone, M come milestone, cioè come punto punto miliare, come pietra miliare della produzione. Abbiamo tanti miglioramenti rispetto alla versione precedente. Quello che è più importante, tra i più importanti, abbiamo un CMOS al posto del CCD, un CMOS completamente progettato e costruito in Europa da una azienda belga. Quindi tutta la serie M è fatta in Italia. Scusate, è fatta in Europa. E questa invece è la versione semplificata della Leica M. In questo abbiamo tolto il visore video e abbiamo fatto una macchina per i puristi, essenziale come la vecchia Leica, per gente che vuole riprendere ad alta qualità ma con il donc il est basé sur le Leica M9, était un appareil qui a connu beaucoup de succès.